Buonasera, buon inizio settimana da Caffè 24 Sport. Iniziamo questa edizione parlando di calcio e di Padova perché, come sapete, sabato scorso i biancoscudati hanno portato a casa un pareggio dalla sfida sul campo dello Spezia, un pareggio che non serve a molto in realtà per la corsa salvezza. Oggi giornata di riposo a Bresseo per i biancoscudati che riprenderanno gli allenamenti domani in vista della sfida di domenica, lunch match alle 12:30 contro la Regina. Ci fa il punto della situazione in casa biancoscudata il nostro Stefano Volpe. 13 gol nelle ultime 6 giornate di campionato. Una sola gara a secco, il mondo che tutto ad un tratto si capovolge completamente. Se il Padova ha ancora qualche chance di salvezza, lo deve all'improvvisa esplosione del proprio attacco, passato dall'apatia a raffiche di gol in un amen. Quello biancoscudato era rimasto per lunghi tratti della stagione il peggior reparto offensivo di tutto il campionato, ma nell'ultimo mese si è rivelato il migliore, visto che da marzo in poi nessuno ha segnato quanto Rocchi e compagni. La situazione di classifica resta ancora drammatica. I 2 punti lasciati alla Spezia dopo aver dominato il primo tempo bruciano ancora. Ma se Serena ha un motivo per provare a sorridere, è quello di aver rigenerato un reparto da encefalogramma piatto prima del suo arrivo. Melchiorre in prota con la bella stagione possono esaltarsi ancora di più. Vantaggiato e Rocchi hanno dimostrato di essere ancora in grado di vedere la porta. E Pasquato sembra aver ritrovato un minimo di verve. Basterà per superare il Cittadella e non far scappare il Novara? Passiamo all'altra padovana, al Cittadella, che ha una situazione leggermente diversa, visto che con la vittoria anche inaspettata al tombolato contro il Siena, grazie al gol di Coralli, è riuscita a scavalcare i cugini padovani e si trova al quartultimo posto in classifica. Al termine della partita il nostro Enea Paglia ha sentito il mister Foscarini che parla proprio della partita contro il Siena. Sentiamo le sue parole. Claudio Foscarini, questi sono punti che valgono doppio. Sì, noi, guardate, noi sapevamo che avevamo solo un risultato oggi, avevamo solo un risultato di 3 punti, però sapevamo anche che era molto 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 difficile, così è stato, e quindi poi in certe condizioni, anche soprattutto nel secondo tempo, eravamo messi in cui non eravamo messi molto bene perché avevamo effettuato dei cambi e avevamo anche dei giocatori che non riuscivano, difficilmente riuscivano a portare a termine la partita, per cui poi ci abbiamo messo quello che il Cittadella ci deve mettere, tanto cuore. Il campionato è riaperto adesso per il Cittadella, decisamente. Noi volevamo mantenere questa tipologia di campionato, nel senso di essere una squadra viva che se la lotta fino alla fine. Pareggiare oggi o perdere oggi voleva in un certo modo, non dico chiudere, però diventava una scalata molto difficile. Vincere oggi è una boccata di ossigeno che ti fa ben sperare. Certo che non possiamo più sbagliare niente, siamo condizionati anche un po' dai risultati che faranno gli altri, però noi volevamo giocarsi qualcosa di importante, tenere viva questa fiammella, e oggi è stato così. Certo, i risultati degli altri però non sono molto confortanti, no? No, beh, diciamo, va bene, perché se poi penso che magari certe squadre stavano vincendo, poi nel secondo tempo hanno pareggiato, noi abbiamo guadagnato dei punti su Padova, abbiamo guadagnato dei punti su Novara, diciamo che siamo contenti così, va bene, speriamo che nel calderone nelle prossime partite rientrano anche qualcuno, però ecco, la cosa importante è che noi dobbiamo fare punti e dobbiamo fare delle imprese, perché pensate alle partite che andiamo a fare adesso. Sabato c'è subito già il Pescara, abbiamo partite importanti, non possiamo sbagliare niente, dopo guarderemo che cosa fanno gli altri. Siamo, gustiamoci questa boccata d'ossigeno. Sì, è una boccata di ossigeno importante, ci stacchiamo un giorno per poi ripartire, che abbiamo 9 settimane terribili. Riguardo al Cittadella, vi ricordiamo che tra mezz'ora, in diretta dagli studi di Caffè 24, andrà in onda A Cena con la B, un programma condotto da Enea Paglia, e sarà ospite il presidente del Cittadella, Andrea Gabrielli, quindi vi invitiamo a seguirci con la nostra programmazione sportiva. Continuiamo però a parlare di calcio, passiamo alla Lega Pro, perché ieri il Bassano, con il pareggio ottenuto in casa contro il Castiglione, ha ipotecato la vittoria del campionato. Il nostro Enrico Pigato è andato allo stadio e ha festeggiato insieme ai tifosi la vittoria appunto del campionato di seconda divisione, girone A. Vediamo come sono andati i festeggiamenti. Mister, un risultato veramente indescrivibile. Storico, perché questo è un gruppo eccezionale. Abbiamo strameritato la vittoria del campionato e adesso ci godiamo la festa, e complimenti a tutti. Grazie. Così, tutto stupendo, non me lo sarei mai aspettato. Devo dire che per farci cambiare idea hanno fatto un meraviglioso spettacolo.
Anche perché si è visto il miglior calcio degli ultimi anni e questo è un altro dato significativo. Hanno fatto gioco, spettacolo, non so neanche cosa dirvi, un calcio del genere era anni che non si vedeva, mi verrebbe a dire anche meglio di Glerian, perché hanno saputo dare show a sostanza e concretezza, fatto tanti punti in casa anche fuori, Mercante imbattuto, inviolato, direi che è una squadra che segnerà la storia del calcio bassanese. Da capitano finalmente riesci a vincere col Bassano un campionato che sembrava impossibile all'inizio, avete compiuto veramente un'impresa. Sì, è stata insomma una grande impresa da parte di tutti, società, squadra, tifosi, insomma siamo contenti e non sei anni che lo cercavo, finalmente è arrivato, sono un po' emozionato, non so neanche cosa dirti. E faccio un gol, Emanuele, faccio un gol, ed è la Nord che te lo chiede, Emanuele, faccio un gol, e faccio un gol, e faccio un gol, Emanuele, faccio un gol, ed è la Nord che te lo chiede, Emanuele. Vi ricordiamo che subito dopo la pubblicità andrà in onda Lega Pro e Contro proprio con Enrico Pigato, che condurrà questo rotocalco dedicato al campionato di Lega Pro di prima e di seconda divisione. Sarà ospite il mister del Delta Porto Tolle Favaretto, quindi vi invitiamo a non cambiare canale, a continuare a seguirci. Lasciamo da parte il calcio però in questo momento, dedichiamoci alla Luparense di Calcio 5, il Petrarca Rugby. Vediamo come sono andati in questo weekend sportivo padovano. La Luparense nella 16ª giornata della Serie A di calcio 5 subisce una netta sconfitta sul campo della capolista Asti, che ora tiene distanti i lupi di 10 punti. Parte subito alla grande la formazione di casa, che dopo soli 17 secondi trova il gol del vantaggio con Cavinato, che sfrutta la disattenzione difensiva della Luparense saccando la porta di Putano. Passano 10 minuti e il vantaggio aumenta grazie al gol di Patias, che approfitta del regalo di Ercolesi in fase di impostazione per segnare un gol spettacolare con un tiro potentissimo che finisce sul 7. La Luparense si rianima però e riesce a trovare il gol con Canal al 14° minuto di gioco. Non è indenne l'estremo difensore dell'Asti, che probabilmente legge male la traiettoria del tiro e permette agli ospiti di riaprire la partita. Sembra un buon momento per i lupi, ma Ercolesi sbaglia ancora in fase di impostazione e regala un altro pallone a Garcias, che porta il risultato sul 3-1. Rivediamo il gol di Patias, ancora grave l'errore di Ercolesi. La Luparense nel secondo tempo riparte con un piglio diverso e dopo 5 minuti trova il gol del 3-2 grazie a Bertoni, che insacca da pochi passi concludendo un'azione tutta di prima. Rivediamo il grande lavoro sulla sinistra di Canale Merlim, palla al centro e gol di Bertoni. Ma la legge del calcio, anche se a 5, dice gol sbagliato, gol subito. Dopo l'erroraccio da pochi passi di Valtigno arriva il gol del definitivo 5-2 per l'Asti, ancora una volta con Patias che chiude definitivamente il match. Ora i lupi dovranno già pensare alla prossima sfida contro il Pescara. Tutt'altra storia invece per il Petrarca Rugby, che porta a casa una vittoria con bonus sul campo dell'Unione Capitolina Fanalino di Coda, vincendo per 71-0, raggiungendo il terzo posto in classifica in solitaria, staccando il Viadana di 2 punti pur avendo ancora una partita in meno. Questo era l'ultimo servizio, non mi resta che ricordarvi quindi i nostri appuntamenti. Subito dopo la pubblicità andrà in onda Lega Pro e Contro in diretta dagli studi di Caffè 24, poi alle 20.30 a cena con la B e non perdetevi alle 21.30 Padova-Chievo del campionato Primavera con la telecronaca del sottoscritto. Grazie e buon proseguimento di serata, non cambiate canale. Yeah.